L'incidente stradale poco prima delle 9 di martedì a Villanova di Bagnacavallo nel Ravennate. Due auto si sono scontrate all'incrocio tra via Cocchi e via Superiore, l'intersezione stradale alle porte della cittadina, già in passato scenario di incidenti stradali. Una BMW GT sulla quale viaggiava una madre 39enne con le figlie piccole si è scontrata con una Honda i10 condotta da una 29enne. Lo scontro è stato violento e l'auto sulla quale viaggiava la madre con le figlie è andata a sbattere contro la recinzione di un'abitazione diroccata che si trova in prossimità dell'incrocio. Immediato l'intervento del 118 con tre ambulanze e l'elisoccorso partito da Ravenna. Il personale medico ha subito provveduto a stabilizzare sul posto la madre che ha riportato ferite di media gravità e le due bimbe di 2 e 4 anni che, vista la tenera età, sono state trasferite agli ospedali di Cesena e Ravenna con un codice di massima gravità. Una delle piccole e la madre sono state caricate sull'elisoccorso, mentre l'altra bimba è stata trasportata a Cesena in ambulanza. Ferite di media gravità invece per la 29enne che è stata trasportata in ambulanza al nosocomio Ravennate. Sul posto anche i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dei mezzi incidentati. La polizia della Bassa Romagna ha regolato il traffico interdetto per alcune ore al fine di permettere soccorsi e rimozione dei mezzi ed ha effettuato rilievi per risalire all'esatta dinamica dell'incidente.